La troncatrice radiale da banco è un utensile utilizzato per tagliare materiali di diverso tipo, mediante l'abbassamento manuale di un disco dentato. La corretta progettazione dell'attrezzatura, insieme ad alcuni accorgimenti procedurali dell'operatore, consentiranno il suo utilizzo in sicurezza. Prima di lavorare con troncatrice, precauzionalmente è raccomandato di togliersi tutti gli indumenti o accessori che possano impigliarsi negli organi di movimento, quali sciarpe, anelli, bracciali o collanine. In funzione dei rischi specifici evidenziati, dovranno essere utilizzati i seguenti dispositivi di protezione individuale: una tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche per proteggersi da schiacciamenti e perforazioni con suola antiscivolo, un paio di occhiali in policarbonato con lente panoramica e protezione laterale per proteggersi dalla proiezione di schegge o detriti, un paio di guanti per la protezione delle mani da fenomeni di abrasione, taglio o perforazione, un paio di cuffie, tappi o un archetto per la protezione da livelli eccessivi di rumore. Quando si lavorano materiali che producono polveri tossiche o nocive, come il legno, deve inoltre essere utilizzata una specifica maschera con protezione minima FFP2. In caso di rischio di caduta di materiale dall'alto o di possibile contatto con elementi pericolosi, è inoltre necessario l'utilizzo di un casco protettivo. Prima di iniziare il lavoro, verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di comando della macchina, compreso il fungo rosso per l'arresto di emergenza. In caso di dubbi o problemi tecnici, tutte le indicazioni di uso e manutenzione sono contenute nel libretto della macchina. Nell'esecuzione del lavoro, attenersi esclusivamente alle procedure di sicurezza previste. Il rispetto delle norme tecniche di costruzione è garantito dalla presenza del marchio CE sulla macchina e sul libretto. Verificare sempre l'integrità del cavo di alimentazione prima di collegarlo e avviare la macchina. Il pezzo da tagliare, soprattutto se di piccole dimensioni, va fissato con attenzione nel morsetto. Il disco dentato è protetto da una cuffia che si chiude automaticamente quando il disco viene sollevato. Il tasto a fungo di colore rosso attiva, se premuto, l'arresto di emergenza. Prima dell'utilizzo, allontanare eventuali persone presenti prive dei necessari dispositivi di protezione individuale. Nell'utilizzo, il taglio va eseguito lentamente per limitare il rischio di rottura improvvisa del disco dentato. Durante le operazioni di taglio, mantenere la massima attenzione sul lavoro in corso, non distrarsi. Al termine del lavoro, lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curando la pulizia sia del banco che della lama. Le operazioni di pulizia e manutenzione vanno tassativamente eseguite a macchina ferma e staccata dalla rete elettrica.